Saranno quattro gli argomenti che cattureranno il lettore del libro Leonardo, La magia delle parole, ultima fatica letteraria di Anna La Rosa. La straordinaria storia di Leonardo si intreccerà tra l'autismo, il bullismo, la pet therapy e il disagio familiare. Il libro, già vincitore del primo Teseo, è stato presentato alla Biblioteca Comunale di San Filippo del Mela. Il libro di Anna La Rosa tocca vari argomenti molto importanti, non solo il problema dell'autismo con la magia delle parole, ma anche il problema per quanto riguarda l'abbandono degli animali. E in questo caso io dico sempre che è un libro che bisogna attenzionarlo non solo nelle biblioteche, ma anche nelle biblioteche scolastiche in modo particolare, perché oltre ad attenzionare la diversità dei bambini e quindi anche l'inclusione, anche il bullismo in questo caso va attenzionato, perché uno dei protagonisti del libro, Sergio, praticamente ha una storia alle spalle e spesso sfoga la sua rabbia dicendo non so da dove viene e come liberarmene. Quindi toccando questi punti, questi argomenti, inoltre tutte queste emozioni, va letto ai bambini e quindi sviscerato in tutti gli argomenti. Grazie ad Anna per il libro. Durante la presentazione il pubblico è stato coinvolto dalla rappresentazione teatrale messa in scena dagli studenti della quinta classe elementare della scuola Giovanni Verga di Corriolo, diretti dall'insegnante Angela Iarrera, e dalle letture curate dall'associazione teatrale Le Nuove Immagini. Alcune volte l'ispirazione mi venne sotto forma di immagine, questa è stata la volta di Leonardo. Vedevo un bambino in una stanza azzurra e un cane bianco che percorreva un corridoio, poi usciva un braccio e una mano da una porta e gli diceva vieni amore, quasi fermano le immagini. Poi era il 10 ottobre 2019, poi scrivendo sono venuti fuori tutti i personaggi. Io non conoscevo Benedetta, non conoscevo il nome del marito, non conoscevo niente. Poi piano piano i personaggi si sono formati da sé.